Il paradiso delle signore. Anticipazioni puntate dal 20 al 24 marzo 2023. Adelaide caccia Tancredi e Matilde. Il paradiso delle signore va avanti e, nel corso della settimana dal 20 al 24 marzo 2023, avverrà una rottura tra Adelaide e Matilde, finora molto unite. La contessa scoprirà le macchinazioni di Tancredi e prenderà la decisione di cacciare da Villa Guarnieri sia la Frigerio sia suo marito. Ovviamente Matilde soffrirà molto per questo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il paradiso delle signore. Dove eravamo rimasti? Ezio e Veronica propongono a Gemma di cedere il bambino a loro, perché altrimenti la sua vita cambierebbe per sempre. La Zanatta non ha nessuna intenzione di farlo e, alle spalle dei due, cerca un modo per crescere suo figlio da sola. Gloria pensa che dovrà allontanarsi da Ezio definitivamente dopo quello che è successo, ma allo stesso tempo è comprensiva con lui. Don Saverio offre la possibilità a Clara di proseguire con le lezioni di ciclismo, mentre Ludovica rimanda il matrimonio con Ferdinando. Quest'ultimo non capisce che la Brancia si è resa conto di essere gelosa di Marcello, che ha ormai ufficialmente una relazione con Adelaide. Alfredo è arrabbiato con Irene perché lei non vuole rendere pubblica la loro relazione ed intende lasciarla. La ragazza fa un gesto plateale per dimostrare definitivamente in pubblico i suoi sentimenti verso di lui. Lunedì, 20 marzo 2023. Vittorio e Roberto non vogliono farsi trovare impreparati per quanto riguarda la nuova galleria di vestiti che aprirà Umberto. Devono essere pronti a fronteggiare la concorrenza e non dovranno esserci problemi gravi per il paradiso. Quindi cercano di organizzarsi come possono perché la loro azienda continui ad avere successo. Gemma si apre con Roberto e gli racconta tutta la sua situazione e la sua gravidanza. La Zanatta ammette di aver accettato la proposta di Ezio e Veronica, perché non vede altre alternative non essendo in grado di crescere il bambino da sola. Adelaide viene a sapere delle macchinazioni di Tancredi, appoggiate da Matilde. La contessa va su tutte le furie e caccia da Villa Guarnieri marito e moglie. Adelaide ritiene che quello che è stato fatto sia una grande mancanza di rispetto nei suoi confronti e dice di non voler avere più nulla a che fare con la Frigerio. Vito riceve brutte notizie dall'altra parte del mondo. Infatti viene a sapere che la sua attività in Australia sta riscontrando dei grandi problemi e bisogna agire quanto prima per risolvere la situazione. Ovviamente è molto preoccupato. Martedì, 21 marzo 2023. Flora dice a Vittorio che andrà a lavorare per Umberto nel suo grande magazzino. Naturalmente per il signor Conti si tratta di una sorpresa spiacevole e decide di agire di conseguenza, licenziando immediatamente la stilista. Successivamente Vittorio ha un'idea per il lancio della nuova collezione e dimostra di aver avuto un'intuizione inaspettata. Vito dice una bugia a Maria nel tentativo di occuparsi dei problemi della sua azienda oltreoceano. La Puglisi per ora non sospetta di niente. Irene, in seguito, vede lo stesso Vito mentre sta parlando con una ragazza misteriosa e sembra essere in confidenza con lei. La Cipriani chiede il favore ad Alfredo di indagare perché la sua amica non debba rimanere delusa o al fianco di uomo che magari la sta tradendo. Vittorio parla con la Puglisi e con le Veneri per informarle di tutte le novità che ci sono state. Conti comunica a tutte loro che Flora e Matilde hanno deciso, in un certo senso, di prendere le distanze dal paradiso e quindi bisognerà andare avanti senza di loro. Si tratta di una notizia sorprendente per tutti, ma anche Vittorio è addolorato, soprattutto per la scelta di Matilde a cui era sempre più legato. Mercoledì, 22 marzo 2023. Gloria ha il cuore spezzato per come stanno andando le cose con Ezio e decide quindi di allontanarsi lentamente da lui. Non ha senso continuare a sperare e bisogna andare avanti, quindi cerca di farlo in tutti i modi. Inevitabilmente, però, il destino li riavvicina e la Moro non può che essere felice di trascorrere del tempo insieme a Colombo. Tancredi si rende conto che Matilde non sta bene dopo la rottura con Adelaide e l'allontanamento da Vittorio. Tutto sommato l'uomo è dispiaciuto e vuole pensare ad un modo per rimediare a quello che è successo. Flora e Maria hanno uno scontro durissimo e la Puglisi chiede alla stilista per quale motivo, dopo tutto il tempo trascorso al paradiso e dopo ciò che è stato fatto per lei, ora voglia passare alla concorrenza. Flora non riesce a dare delle spiegazioni chiare a Maria che è molto delusa.
Nel frattempo Vittorio chiede proprio alla sarta di organizzare l'evento per la presentazione delle nuove collezioni e la Puglisi non può fare a meno di accettare. Irene ha ancora dei dubbi sull'incontro che c'è stato tra Vito e la ragazza misteriosa. Alfredo però trova un modo per chiarire le cose e fugare ogni dubbio alla Cipriani, evitando il peggio tra la Mantia e Maria. Giovedì, 23 marzo 2023. Ezio non riesce più ad ignorare la notte che ha trascorso con Gloria e prova sempre più sensi di colpa. Per questo motivo, comprendendo di non poter più fare finta di niente, vuole prendere una decisione in merito al rapporto con Veronica. Nel frattempo, sia Gloria sia la stessa Veronica partecipano alla giornata dell'inaugurazione dell'azienda di Ezio e, almeno per l'occasione, cercano di evitare scontri e litigi tra loro. Il morale di tutti i collaboratori del Paradiso è veramente a terra dopo aver saputo della nuova concorrenza, del licenziamento di Flora e del tradimento di Matilde. Vittorio non vuole permettere che ci sia sfiducia nei confronti dell'attività e del proprio lavoro e cerca di risolvere le cose. Durante un discorso, invita tutti, soprattutto le giovani Veneri, a guardare al futuro con ottimismo senza continuare a pensare al passato e a quello che è successo. Flora, nel frattempo, si lascia convincere da Matilde ad aiutare Maria un'ultima volta con tutte le sue incombenze. La stilista non riesce ad abbandonare la sua amica e a distaccarsi dal Paradiso. Gloria si confida con Armando e gli dice che sta pensando ad una soluzione drastica. Venerdì, 24 marzo 2023. Roberto riceve una pessima notizia per quanto riguarda il sogno di Mario che stava cercando di realizzare, ma vedendo Gemma in abito da sposa gli viene un'idea. Flora decide di essere presente al fianco di Maria nel giorno della presentazione dei suoi abiti da sposa. Felice, la Puglisi le chiede anche di presenziare durante tutto l'evento. Guarnieri però ha creato un piano per rovinare tutta la sfilata e la nuova presentazione. Francesco nota Vito con la ragazza misteriosa, esattamente come è successo ad Alfredo. Il figlio di Palma comincia a nutrire dei dubbi sulla buona fede di Vito con Maria. Gloria annuncia a tutti che partirà per l'America. Si tratta di un tentativo di dimenticare Ezio e la storia che avrebbero potuto avere. Roberto fa una proposta a Gemma che potrebbe cambiare la vita di entrambi e lei non sa se accettare. Voi che cosa ne pensate? Credete che Matilde riuscirà a fare pace con Adelaide oppure la decisione presa dalla contessa sarà definitiva? A voi i commenti. Anticipazioni: il Paradiso delle Signore 7. Gabriella sostituisce Flora. Il Paradiso delle Signore prosegue e, tra gli argomenti al centro dell'attenzione, c'è anche quello che riguarda Flora ed Umberto. La stilista ha scoperto i piani del compagno e minaccia di rivelarli se lui non la sposerà. Le cose per la Ravasi potrebbero diventare sempre più complesse a questo punto, fino ad andare via ed essere sostituita da Gabriella. Anticipazioni: il Paradiso delle Signore 7. Flora mandata via dall'atelier. Nel Paradiso delle Signore 7, nelle ultime puntate c'è stata anche Flora al centro dell'attenzione e così continuerà ad essere. In particolare, la stilista ha scoperto tutto sui perfidi piani del compagno, che ha come alleato anche Ferdinando Torrebruna. Flora, quindi, ha deciso di ricattare Umberto. Infatti la stilista gli ha detto fin da subito che sarebbe andata a dire tutto a Vittorio, a meno che lui non l'avesse sposata. Guarnieri non è mai apparso entusiasta all'idea di convolare a nozze con Flora, ed ha sempre rimandato l'evento. Allo stesso tempo sembra essere evidente che Umberto nutre ancora dei sentimenti verso Adelaide, dato che, vedendola molto affiatata e vicina a Marcello, ha provato gelosia verso di lei. Secondo le indiscrezioni, quindi, Flora alla fine non riesce ad ottenere quello che vuole dal suo ricatto. Umberto non accetta di sposarla e i due, in tutta probabilità, sono destinati a lasciarsi. A questo punto la Ravasi si trova da sola in atelier a fronteggiare Matilde e Adelaide, senza più la protezione di Umberto. Le due donne ovviamente ne approfittano per mettere sempre più in difficoltà Flora, e trovano anche in fretta un pretesto per mandarla via come stilista. Anticipazioni: il Paradiso delle Signore 7. Gabriella torna e prende il posto di Flora. Se tutto questo quindi si realizzasse, arriverebbe anche il momento di trovare un'altra stilista per l'atelier. Questo ruolo fondamentale deve essere assegnato a persone capaci.
Anche se ci sono tanti nomi che potrebbero concorrere per diventare il nuovo stilista del Paradiso delle Signore, sembra essere in vista un ritorno. A quanto pare, infatti, il primo amore di Salvatore, Gabriella, starebbe per fare ritorno a Milano. In tutta probabilità potrebbe essere quindi lei la scelta dell'attività per avere una nuova stilista. Resta da capire se Gabriella sarebbe da sola oppure ancora accompagnata dal marito Cosimo. Se fosse sola potrebbero aprirsi anche tante altre nuove vicende, tra cui anche un possibile ritorno di Fiamma con Salvatore. Ad ogni modo Ilaria Rossi, l'attrice che veste i panni della stessa Gabriella, ha sottolineato che non escluderà mai un ritorno. Di conseguenza all'occorrenza potrebbe anche tornare in scena. Gabriella è stata anche nominata in alcuni dialoghi tra Vittorio e Maria, cosa che conferma che possa essere introdotto un suo ritorno. Presto, quindi, la stilista potrebbe prendere il posto di Flora al Paradiso. Voi che cosa ne pensate? Credete che effettivamente Flora dovrà abbandonare il suo posto e sareste felici di un ritorno di Gabriella oppure no? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.